Suono del cosmo, il respiro della vita, cioè il suono della terra, il battito del cuore, ma è anche il battito dell'orologio. Le mani, una sorta di schermo che fa apparire e scomparire il conto, quasi a mimare la, diciamo, la dualità che governa il cosmo, cioè il negativo e il positivo, la terra e il cielo, il giorno e la notte. Non rimandano a simboli, ma più a rimandi archetipici. Il corpo è una configurazione ideale del proprio mondo. Intanto ha una valenza puramente cosmica, non figurativa, tant'è vero che molto spesso dico di non pensare al blu come la rappresentazione di un cielo. In un paesaggio c'è il cielo che è blu, ma io non faccio paesaggi. Molte volte le opere vengono intitolate paesaggio magico, paesaggio segreto, ma proprio perché è segreto, proprio perché è magico, è un paesaggio interiore, cioè è il vero paesaggio, il paesaggio che non si vede ma che si sente. E quindi dare al blu più una valenza cosmica, una valenza di paesaggio costruito mentalmente, comunque mi dà anche l'idea del viaggio all'infinito, questo senso dell'infinito, questo senso dell'eterno presente. Tutto passa, ma tutto rimane in questo grande blu. Quindi il volto dipinto di blu, cioè, ti porta a uno spazio infinito, ti porta a un tempo circolare, smettendo quello lineare dove si inizia e si finisce, con quello circolare, e il blu ci dà questa valenza, è un tempo che non termina mai, dove l'uomo diventa immortale. Non a caso poi si dice che l'uomo nasce per essere mortale, muore per essere immortale, e questo è il tempo circolare. Non si sa perché uno faccia l'artista, ma io lo faccio perché forse è venuto il dubbio, l'ho sempre fatto. L'idea poi di non essere conformato e di vedere le cose che si ripetevano di giorno in giorno, questa attesa, il fatto di parlare, parlare senza nulla dirsi. E allora ho capito che dovevo pormi in una situazione di indifferenza verso lo spazio, verso l'habitat, partire e iniziare, diciamo, un viaggio che magari sin dall'inizio portava a capire me stesso. Un viaggio che comunque era un ritorno a se stesso. E io, quando parlavo di viaggio sin da bambino, parlavo di viaggio dentro di me, non fuori di me. L'idea, per esempio, di superare i confini del mio territorio di appartenenza. Ecco, per me il viaggio non è conoscere il territorio, ma è conservare le immagini, è conservare il territorio. Quando mi chiedevano le mie origini, il sud, io ho sempre detto che mentre Nietzsche chiedeva: ma il filosofo che cosa chiede a se stesso? E il filosofo rispondeva di superare in se stesso il suo tempo e quindi di appartenere a un tempo eterno. Io rispondo da artista, dico, beh, io cerco di superare il mio territorio di appartenenza perché non è il mio corpo che abita nel territorio, ma è il territorio che abita nel mio corpo. E poiché il mio corpo viaggia continuamente, cioè, no, in senso circolare, questo sud, questo territorio mio personale, non fa altro che girare il mondo e quindi appartenere a tutti i territori. Quindi è un territorio senza confini, ma che è l'aspirazione massima di un artista. Questa irrequietezza mi ha portato poi a traguardare, no, queste opacità del quotidiano. E quindi il problema era quello di vincere il quotidiano, e l'unico modo era l'arte. Non a caso si dice che il quotidiano distrugge l'arte, ma l'arte a sua volta risorge per uccidere il quotidiano. Ripensare a un corpo
non in senso biologico, ma in senso ideologico, cioè il corpo è un'idea. Questo concetto, seppur cioè in una maniera molto empirica, mi apparteneva attraverso le letture sia degli antichi filosofi, di Eraclito, di Epicuro, e poi per esempio Hölderlin, poi Camus, mi hanno fatto capire che il corpo è veramente un'idea. E per molto tempo, per esempio, non si è dato al corpo uno statuto etico, relegandolo all'ambiguità della materia, ciò di cui non può darsi né creatività, né sensibilità, né idealità, mentre il corpo vissuto svela un intreccio di trasfigurazione, di trascendenza, che si radica proprio nella nostra capacità estatica, cioè nella nostra capacità di creare, nella nostra capacità di meravigliarci verso gli altri, verso lo spazio e quindi di interpretarlo. Cioè noi stessi diventiamo, cioè il corpo trasfigurato diventa un luogo di resistenza proprio all'opacità e alla banalità del quotidiano. Ho sempre pensato che la nostra comunicazione è una comunicazione di tipo omerica, cioè da persona a persona. Addirittura, come diceva Heidegger, noi esprimiamo una intimità che non esclude l'altro, cioè lo coinvolge. E se poi si pensa, per esempio, che nella religione cristiana, per esempio, che è una religione legata alla storia, legato ai corpi, no? Tutto ciò che è idea si incarna in una visione umana. E quindi io penso che nel concetto, per esempio, della Trinità, uomo, anima, cioè Spirito Santo, non deve essere pensato in modo addizionale, cioè uno più uno più uno, ma uno per uno per uno, e che all'infinito è sempre uno. Quindi un uomo sono tutti gli uomini, e tutti gli uomini è un uomo. Il senso della responsabilità esiste nel momento in cui si trasgredisce questo concetto, ma se non si trasgredisce, il concetto della responsabilità viene trasceso e quindi viene universalizzato. Sempre detto che è l'etica che esprime l'estetica. Sono sempre partito da un'estetica della significazione, cioè da un'estetica dei valori, mentre magari oggi si parte da un'estetica del profitto. Dall'altra parte il corpo esprime propulsioni di infinite significazioni, e coinvolgendo l'altro il coinvolgimento diventa un obiettivo principale. Cioè è una conquista primaria dell'arte, e comunque l'arte si deve porre comunque come situazione di significato, cioè come significazione, non come estetica fine a se stessa.